In Egitto è di almeno 9 morti, tra i quali 6 poliziotti e 10 feriti, il bilancio di una bomba esplosa sulla strada che porta al sito delle grandi piramidi di Giza, a sud-ovest del Cairo. Secondo il Ministero dell'Interno egiziano, la bomba è stata piazzata dai militanti dei Fratelli Musulmani. Nessuno di noi sa cosa è successo, racconta questo testimone. Abbiamo sentito il rumore di un'esplosione, ma quando siamo corsi fuori non siamo riusciti a vedere nulla, c'era solo una densa nube di polvere e fumo. La bomba sarebbe esplosa quando la polizia ha tentato di fare irruzione nell'edificio dove erano nascosti i sospetti terroristi. Questo attacco arriva pochi giorni dall'anniversario della rivoluzione egiziana del 25 gennaio 2011.